Oggi nell'ospedale dell'Isola sono al lavoro gli ispettori del Ministero della Salute che stanno ascoltando, medici e infermieri che si sono occupati della 22enne. In trasferta anche la Commissione Sanità dell'ARSA, la seguiamo l'inviata Antonella Guglieri. I commissari inviati dal Ministero della Salute sono al lavoro già dalle 8 di questa mattina, chiusi in una stanza degli uffici amministrativi dell'ospedale di Lipari, unico presidio dell'arcipelago eoliano. In un'altra sala, dalle 13, riunita anche la Commissione Salute dell'Assemblea siciliana, presieduta da Margherita La Rocca Rugolo. I commissari ministeriali stanno esaminando documenti e ascoltando i medici e gli infermieri che hanno visitato Lorenza Famularo nei giorni precedenti alla sua morte, avvenuta nel nosocomio dell'isola, dove è arrivata con un'ambulanza chiamate in emergenza, valuteranno eventuali responsabilità. La commissione ispettiva che sta svolgendo il suo lavoro con tanta tranquillità stiamo producendo tutti quelli che sono gli atti che noi abbiamo. Curata con antidolorifici e senza una diagnosi certa, stando ai primi accertamenti medico-legali, pare che Lorenza sarebbe morta per embolia polmonare massiva. Morta soffrendo, non è giusto morire senza la possibilità di curarsi. Ma a Lipari il caso di Lorenza è la punta di un iceberg. Qui ogni famiglia sembra avere un'esperienza tragica da raccontare. Abbiamo un caso noi in famiglia, anche come tante altre famiglie, per me si sono mancati reagenti. Non permettevano di fare una normale analisi delle urine, per cui si può anche morire per un'infezione. Al pronto soccorso sono arrivata con il mio bambino di 18 mesi. Un cane l'ha morso in faccia e mi hanno mandato al policlinico perché non l'hanno potuta saturare a Lipari. E ieri, dopo una settimana di proteste e presidi degli abitanti, visita dell'assessore regionale alla salute che ha promesso concorsi immediati per coprire il gap della carenza di personale sanitario e un elicottero H24 sull'isola. Saremo molto vigilanti rispetto al fatto che a queste assicurazioni ci siano dei riscontri immediati.